abbiamo bisogno di volontà politiche e non abbiamo sicuramente nemmeno bisogno di promesse inutili, perché bisogna vedere come risolvere i problemi del precariato tutto. C'è tanto personale abilitato, ci sono delle procedure che devono essere attivate, c'è un percorso di formazione iniziale che è previsto per legge ed è riservato alla secondaria, invece per quanto riguarda la primaria non ci sono ancora provvedimenti legislativi. Quindi appena definito il percorso di governo ci aspettiamo innanzitutto delle regole chiare. Regole che non devono essere messe in discussione dalla magistratura e che non devono che cambiare a piè sospinto, perché dobbiamo dare certezza. La scuola ha bisogno di sicurezza. Quelle insegnanti che lavorano da anni, precarie, che hanno vissuto anche il loro inserimento nelle varie graduatorie oppure nelle classi, devono avere delle risposte certe. Impegni politici, ci sono dei nuovi politici che si affacciano chiaramente con grande interesse per la scuola e ci aspettiamo che si traducano gli impegni elettorali, i programmi, non i programmi, le promesse elettorali. Di programmi ne abbiamo visti un pochino. E allora ci aspettiamo ora degli impegni. La CISL Scuola ha presentato 2 giorni prima del 4 marzo un'agenda di priorità, quindi abbiamo chiesto alla politica quali potevano essere i provvedimenti più urgenti, a partire dalla regolamentazione per il precariato, perché il precariato nella scuola nasce ogni giorno, dalla supplenza breve, la supplenza a tempo determinato al 30 di giugno, e poi ci sono dei provvedimenti che chiaramente devono mettere in regola le troppe norme. C'è troppo caos legislativo, c'è troppa burocratizzazione. Dobbiamo regolamentare anche attraverso un testo unico della scuola. E poi vorremmo una discussione aperta, condivisa e un dialogo aperto. Lo ha fatto Mattarella nel 90. Noi chiediamo che ci sia ancora una volta una riflessione dal basso con quella che all'epoca fu la Conferenza Nazionale per la Scuola. Perché la scuola non appartiene né ai precari, né ai genitori dei precari o ai controinteressati. La scuola servirà a questo paese per affrontare delle sfide fondamentali. Se c'è serietà negli interventi legislativi, abbiamo forse più garanzie che ci sia un tempo per quindi dare risposta. Una conferenza. Nuovamente una conferenza. Beh, guardi, dopo 17 anni la scuola la merita. No, appunto, era solo perché per sì, arrivare alla sintesi di assolutamente. Un titolo. Assolutamente. Cioè, la scuola, c'è Mattarella che l'ha fatta nel 90 da ministro dell'istruzione. E con Mattarella Presidente della Repubblica la sensibilità credo che sia... Quindi voi chiedete una nuova conferenza sulla scuola. Scuola, che tenga conto di tutto quello che è avvenuto in questi lunghi 17 anni. Nel 90 si cominciò a tracciare la governance, il ruolo della scuola, l'innovazione, quale poteva essere la scuola dell'autonomia, la scuola dell'autonomia che deve rispettare la libertà di insegnamento, ma la scuola dell'autonomia significa anche essere all'altezza di questa sfida che deve affrontare un'emergenza educativa profonda. C'è Gavosto che ci ha presentato dei dati terribili, abbiamo avuto anche chiaramente il primo pugno nello stomaco con la denatalità e l'andamento demografico, e quindi promettere che ci siano migliaia e migliaia e migliaia di posti quando non ci sono. Ci sono tanti, tanti, tanti alunni in meno. Attenzione a non fare di queste promesse solo campagne elettorali. Noi abbiamo oggi qui un relatore che parlerà del linguaggio della verità. Questo abbiamo chiesto alle nostre RSU, il linguaggio della verità. Grazie. Okay. Grazie. 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 Grazie.